Ciao a tutti, vi ricordiamo che a breve sarà la giornata nazionale per la salute della donna e che Viterbo sarà in prima linea. Questa è un'occasione per pensare a se stesse, ogni tanto ci vuole. Il prossimo 22 aprile, che è la data di nascita del premio Nobel Rita Levi Montalcini, sarà celebrata la seconda giornata nazionale per la salute della donna. Questo per favorire la divulgazione di temi che riguardano la ricerca nel campo delle neuroscienze e la prevenzione, dalla nascita alla senescenza. Da due anni a questa parte dunque è possibile dedicare all'universo della salute femminile una maggiore attenzione e diffondere in maniera capillare l'importanza di una cultura della prevenzione, fondamentale per un contrasto efficace e a lungo termine rispetto all'insorgere di specifiche e gravi patologie. In Italia, circa un mese dall'importante evento, Viterbo risulta in prima linea dell'organizzazione di iniziative condivise e rivolte in maniera specifica alla prevenzione dei tumori femminili. L'associazione culturale Touch Heavens, infatti, in sinergia con numerose realtà locali, da Soroptimi Staffidapa si è mossa già da tempo, riuscendo a definire una serie di appuntamenti mirati e combinati in maniera tale da mixare molteplici aspetti, dalla salute alla cultura, dall'intrattenimento allo sport. Il risultato è stata una giornata con un imperdibile calendario che si terrà il prossimo 22 aprile presso l'Hotel Salus di Viterbo. Le iniziative prenderanno il via già dal mattino, con un ingresso ai servizi termali e pranzo a prezzo ridotto, e a partire dal pomeriggio dopo l'inaugurazione con la madrina d'onore, la dottoressa Carla Peppone. Un'importante conferenza sul tema della prevenzione del cancro al seno, cui seguirà una tavola rotonda con esperti autorevoli del settore che dibatteranno su tematiche inerenti all'argomento. Alle 22.30 invece si darà il via alla cena per la raccolta fondi, che sarà accompagnata da un eccezionale défilé di moda e sarà presentata da Marzia Sedok con la partecipazione della socia ufficiale di Mina, Loredana Cervelli. A sfilare saranno donne operate che hanno accettato di portare la loro straordinaria testimonianza per dimostrare che il tumore si può sconfiggere e la vita continua, magari anche meglio di prima, di certo con maggiore consapevolezza. L'intero ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione Beatrice, da sempre in prima linea nella lotta al cancro, ed i proventi saranno utilizzati per acquistare un bisturi elettrico per il reparto di senologia dell'ospedale di Belcolle. Per info sulla giornata e sulla cena a numero limitato, il numero di telefono è 327 11 69 304 e le prenotazioni sono obbligatorie per l'ingresso ai servizi termali e bisogna chiamare il 0761 19 70 000. Ciao a tutti!